Bene. Chiedendovi scusa per il ritardo dell'inizio della lezione, spero che in futuro ciò non accada, riprendiamo il discorso che abbiamo interrotto ieri. Avete ragione, al solito. Riprendiamo il discorso, dicevo, da dove l'abbiamo interrotto ieri. Ieri abbiamo dato la definizione di linearità di un sistema. Va bene, quando nella descrizione ingresso stato uscita le diverse funzioni che esprimono la derivata dello stato x1 punto uguale f1 di, poi x2 punto uguale f2 di, tutte le funzioni f1, f2, fn sono lineari sia nello stato sia nell'ingresso. Abbiamo anche detto che il mondo non è lineare, assolutamente no. Va bene, eppure noi studiamo sistemi lineari. Oggi cercherò di dare una giustificazione perché, pur studiando solo sistemi lineari, noi riusciamo ad ottenere i risultati che ci siamo proposti, cioè quello di effettuare il controllo dei sistemi. Però prima di fare una cosa di questo tipo, direi che si impone in una qualche maniera qualche esercizio, va bene, per quanto riguarda la costruzione di una descrizione ingresso stato uscita di un sistema. E cominciamo con un sistema ben noto. Cominciamo con un circuito elettrico. Farò degli esempi, virgolette, decisamente banali. Va bene. E allora cominciamo con un circuito elettrico. Me lo invento ora. Diciamo un generatore di tensione più meno E di T, la forza elettromotrice. Ci mettiamo una induttanza, ci mettiamo una capacità e questa volta ci mettiamo una resistenza in parallelo, LCR. Per convenzione, quelle convenzioni sono decisamente arbitrarie, io prenderò la seguente convenzione, misureremo la carica Q sulla capacità con questa polarità. Nulla vieta ovviamente di assumere come carica positiva quella con polarità opposta, ci mancherebbe altro, ma non sto facendo una lezione di elettrotecnica, quantomeno non ho nessuna intenzione di farla. Allora cominciamo a seguire i diversi passi che abbiamo detto ieri. Primo passo, scrivere in una qualche maniera, bisogna scriverle, le equazioni del sistema in esame. Spero che tutti sappiamo scrivere le equazioni di questo sistema. Va bene, ci sono diversi modi di scriverle, le posso scrivere mediante correnti di lato, oppure correnti di maglia, o tensione ai nodi, ci sono diversi modi. Io ne prendo uno. Va bene, scriverò le equazioni mediante la tecnica delle correnti di maglia. Allora ci sono due maglie indipendenti, chiameremo I compedice 1 la prima corrente di maglia e prenderemo la seconda corrente di maglia che chiameremo I con 2 su, attenzione, su questa seconda maglia. Anche la scelta delle maglie indipendenti sappiamo bene che è arbitraria. Va bene, in questo caso ho scelto due maglie indipendenti, potevo fare un'altra scelta, potevo fare. Ecco, e scriviamo le equazioni. Equazione dell'equilibrio elettrico, ovviamente il primo principio di Kirchhoff. Mi sto rimangiando la parola di non fare lezione dell'elettrotecnica, ma ovviamente il primo principio di Kirchhoff quando scelgo come tecnica le correnti di maglia è automaticamente soddisfatto, quindi basta scrivere le equazioni al secondo principio di Kirchhoff, equilibrio elettrico. Prima equazione a questa maglia è uguale a L derivata di I con 1 rispetto al tempo. Va un po' meglio di ieri, ma ancora non è perfetto, ma caduta di tensione sull'induttanza, più la caduta di tensione sulla capacità, 1 su C per Q.
Seconda equazione alla seconda maglia, somma delle forze elettromotrici ovviamente zero, bellissimo questo zero, è una cosa di quelle, zero uguale ad RI con 2, ah, non ho risolto il problema, RI con 2 meno 1 su C per Q, caduta di tensione, ho assunto questo verso, il verso orario per scrivere l'equazione, quindi la caduta di tensione sulla capacità è meno 1 su C per Q. Non ci basta perché abbiamo scritto due equazioni e le incognite, in effetti prendiamo subito come ingresso, scegliamolo. L'ingresso, lo scrivo qui, U di T se continua così, io da lunedì ricomincio a far lezione alla lavagna. U di T uguale ad E, alla forza elettromotrice, e quindi quella è supposta nota perché è il nostro ingresso, va bene, termine noto direbbero i matematici, va bene. E poi abbiamo tre incognite che sono le correnti I con 1, I con 2 e la carica Q, mentre abbiamo due equazioni. Va bene, su queste tre incognite ci serve un'altra equazione che è abbastanza ovvio, la terza equazione sarà che la corrente che interessa la capacità, che è I con 1 meno I con 2, uguale ovviamente alla derivata della carica Q rispetto al tempo. E ora, quindi il primo passo l'abbiamo fatto, abbiamo scritto le equazioni del sistema. Va bene, in una qualche maniera potevano essere diverse se scrivevo le equazioni con una tecnica diversa, ma andavano bene lo stesso. Secondo passo, va bene, abbiamo detto scelta dell'ingresso, l'abbiamo già scelto, U uguale a D, e quindi secondo passo, scelta del numero di variabili di stato e quali variabili di stato. E allora dobbiamo andare a vedere la somma degli ordini massimi di derivazione presenti nelle equazioni. Allora la I con 1 viene, si presenta in questo insieme di equazioni attraverso la sua derivata prima, eccola qui. Va bene, la I con 2 non si presenta attraverso nessuna derivata, mentre la carica Q si presenta attraverso, con una sua derivata prima. Quindi gli ordini di derivazione massimi complessivi sono 1 più 1 fanno 2, e quindi avremo due variabili di stato. Attenzione che in un circuito elettrico, faccio un commento, la questione è decisamente banale, perché quando scrivo le equazioni di un circuito elettrico gli unici elementi che coinvolgono delle derivazioni sono i cosiddetti elementi reattivi, le induttanze, in cui la tensione ai capi dell'induttanza è uguale a L derivata della corrente rispetto al tempo, e le capacità, in cui la corrente che attraversa è uguale alla derivata della carica rispetto al tempo. E quindi, in generale, senza neanche pensarci sopra, quando abbiamo un circuito elettrico e vogliamo scriverne le equazioni in termini di stato, ingresso, stato, uscita, diremo che il numero di variabili di stato è uguale al numero di elementi reattivi presenti nel sistema. È abbastanza ovvio che se ho due induttanze in serie non sono due elementi reattivi, ma sono, da un punto di vista delle equazioni, ovviamente un unico elemento reattivo. Questo come commento. E quindi prenderemo in questo caso x con 1 uguale, uguale a i con 1 e x con 2 uguale a q. Bene, terzo passo, si tratta di scrivere le equazioni in termini di stato, quindi in termini di due equazioni differenziali del primo ordine che devono avere l'aspetto x1 punto uguale, x2 punto uguale, e poi abbiamo finito il nostro lavoro. E quindi scriveremo che x1 punto uguale, ma x1 punto è derivata di i con 1 rispetto al tempo, e quindi uguale ad
1 su L che moltiplica la E, ovvero sia la U, meno 1 su C per Q, questo è un 1 su C per X con 2, chiusa la parentesi, prima equazione, e ho sfruttato questa equazione qui. Seconda equazione, prego. Non è un forse c'è qualche problema di scrittura. La seconda equazione è x con 2 punto, bene, quello è un punto, uguale, da lunedì ricomincio o risolvo questo problema, se no ricomincio alla lavagna. Per ora il tentativo lo continuo a portarlo avanti. X con 2 punto uguale, la mai x con 2 punto è derivata di q rispetto a t. Va bene, quindi uguale a questa quantità, quindi uguale a i con 1, ma i con 1 è x con 1, meno i con 2, i con 2 non è una variabile di stato, non è né x con 1 né x con 2 né x con 3, non l'abbiamo scelta, però ovviamente i con 2, questa è una manipolazione delle equazioni, va bene, non ci sono delle regole generali nel manipolare le equazioni, si tratta di andarle a guardare e manipolarle opportunamente, va bene. In questo caso ovviamente i con 2 è uguale a 1 su RC per Q, e quindi meno 1 su RC per Q, che è x con 2, eccole qui. Abbiamo scritto le equazioni in termini di stato, correggiamo questo punto, eccolo qui, va bene. Ci manca un'ultima equazione per dare il sistema completo, ci manca la cosiddetta trasformazione di uscita, di cui si parla relativamente poco. Va bene, ma perché si parla relativamente poco? Non è alla fine così importante. Perché una volta deciso l'ingresso, su quello non c'è dubbio, va bene, la causa della dinamica del sistema va scelta opportunamente ed è corretta, va bene, la nostra scelta, perché siamo arrivati a scrivere le equazioni x1 punto come una funzione dello stato ed eventualmente dell'ingresso e non delle derivate dell'ingresso, e analogamente per la seconda equazione, quindi la scelta dell'ingresso è corretta, va bene. Effettivamente quel generatore di tensione è la causa della dinamica del sistema. Per quanto riguarda l'uscita, noi dobbiamo decidere a quale delle altre grandezze siamo interessati. Ad esempio, potremmo essere interessati alla tensione ai capi della resistenza o ai capi della capacità, che è lo stesso, e quindi scrivere y uguale alla tensione ai capi della capacità è uguale a q su c, va bene, che è la tensione ai capi della capacità, ma q uguale a x con 2, quindi y uguale a x con 2 su c. Oppure potrei essere interessato alla tensione ai capi, alla corrente I con 1, vorrà dire che Y sarà uguale a I con 1 e quindi uguale a X con 1. Oppure posso essere interessato alla tensione ai capi dell'induttanza, vorrà dire che Y uguale a L per derivata di I con 1 rispetto al tempo. Attenzione che la derivata di X con 1 rispetto al tempo è questa equazione, quindi in una qualche maniera scriveremo sempre che Y è una funzione algebrica, non differenziale, dello stato x e dell'ingresso u. Abbiamo finito il nostro lavoro, va bene, di dare un opportuno modello di questo sistema. Attenzione, commento su questo sistema, va bene, se voi osservate le due equazioni sono lineari sia in x che in u, perché sono la prima 1 su L per u meno 1 su c per x con 2, va bene, è
una combinazione lineare di u e di x con 2, quindi anche di x con 1 e x con 2, anche se x con 1 non compare. Analogamente la seconda equazione, il sistema come il meglio, stavo per dire, diciamo almeno in linea di principio, una grande fesseria, stavo per dire il sistema è lineare, non è vero un accidente, va bene. Il modello, va bene, che noi abbiamo scritto di questo sistema è lineare, questa è l'espressione corretta. Qualunque modello di un qualunque circuito elettrico, si capisce bene, va bene, purché nel circuito elettrico si considerino i parametri costanti nel tempo ed indipendenti dalle grandezze che interessano questi parametri, ovvero sia ad esempio che le resistenze siano delle costanti, non dipendenti dalla corrente. Sappiamo che la resistenza poi dipenderà dalla corrente, perché la corrente la scalda la resistenza, e quando si scalda cambia sta resistenza, quindi salta già tutto la linearità. Però noi sappiamo che in un circuito elettrico, un commento che faccio, quando considero i parametri del circuito costanti, allora si dà luogo sempre ad un sistema di equazioni differenziali che sono lineari. Vediamo invece un altro sistema, va bene, in cui il cui modello che noi scriveremo è certamente non lineare, e prendiamo un sistema meccanico banalissimo, quindi esercizio numero 2, tanto per e prendiamo un pendolo rigido, quindi un qualcosa che descrive una circonferenza. Un pendolo rigido costituito quindi da un'asta lunga L, una massa M, immerso in un campo di gravità, e quindi sulla massa M agisce certamente una forza M per G, G accelerazione di gravità, ed inoltre a questa forza, su questo pendolo rigido, facciamo agire un'altra forza, chiamiamola F, e supponiamo, per pura semplicità, intendiamoci, che questa forza abbia sempre direzione tangenziale rispetto alla circonferenza che il pendolo può descrivere. Guardate, nessuna perdita di generalità, basta pensarci sopra un istante. Se quella forza non fosse tangenziale, nulla vieterebbe di scomporla in due componenti, l'una tangenziale, l'altra lungo la direzione dell'asta del pendolo. La componente lungo la direzione dell'asta del pendolo viene equilibrata dall'asta stessa, che, se si suppone indeformabile, non si allunga, e quindi, diciamo, non ci sono problemi da questo punto di vista, quindi nessuna perdita di generalità nel pensare che una eventuale forza applicata sia soltanto una forza di tipo tangenziale. Scriviamo le equazioni. Allora, primo, vogliamo scrivere le equazioni in termini di stato. Allora, al solito, primo passo, scrivere in una qualche maniera, come sappiamo scrivere, le equazioni di questo sistema. Un po' di, non dico di meccanica, ma un po' di fisica, va bene, l'avete fatta, e quindi anche qui spero vivamente che tutti sappiano scrivere le equazioni di un sistemino di questo tipo. Se noi chiamiamo teta l'angolo costituito dall'asta rispetto alla verticale, va bene, scriveremo che l'accelerazione angolare moltiplicata il momento di inerzia, quindi il momento di inerzia è m, bene, ottimo e abbondante, m, ieri quando ho fatto le prove non succedeva, per L quadro, massa per L quadro, il momento di inerzia rispetto al fulcro, va bene, a questo fulcro qui, per teta due punti accelerazione angolare uguale somma dei momenti applicati ovviamente alla nostra massa. Allora, un primo momento è o verso positivo dei momenti è quello di teta, quindi un primo momento positivo è quello dato dalla forza F, e quindi uguale ad
F moltiplicato L, e la forza peso invece mi dà un momento negativo, meno forza peso M per G, moltiplicato il braccio che è il seno di teta. Ecco, abbiamo finito le nostre equazioni. Una soltanto in questo caso. Correggiamo un istante questo affare qui che non si capisce cosa c'è scritto. M per G per seno di teta. Siamo d'accordo? Per L manca un L, giustamente, grazie della correzione, manca ovviamente L senteta il braccio e non seno di teta. Bene. Se poi uno andava a fare, una volta scritta in questa maniera, scordandosi L, una verifica dimensionale, si accorgeva subito che in un termine mancava una lunghezza, mancava dimensionalmente. Allora, l'equazione è un'equazione in cui dobbiamo decidere, secondo passo, l'ingresso. Va bene. La grandezza che non viene derivata, ovviamente, G è una costante, L è una costante, M è una costante, sono parametri. Va bene. Le grandezze e funzioni del tempo sono in queste equazioni soltanto due. Va bene. E sono la F di T, la F può essere funzione del tempo, e la teta, ovviamente, è una funzione del tempo, e quindi tra queste due grandezze dobbiamo scegliere l'ingresso. Qual è la grandezza che viene derivata il minor numero di volte tra queste due? Va bene, ovviamente la F addirittura non viene derivata, e quindi sceglieremo, secondo le regoline che abbiamo dato, U uguale ad F. Rimane l'altra incognita, teta, che nelle equazioni che abbiamo scritto viene derivata due volte. Va bene, se viene derivata due volte vuol dire che il numero di variabili di stato che noi dovremo scegliere è 2. Quindi sarà un cosiddetto sistema, si dice, del secondo ordine, con due variabili di stato, quindi. Quali? Scelta delle variabili di stato, la regolina è alla cosci, quindi sceglieremo come variabili di stato le grandezze, in questo caso la grandezza, una soltanto, che viene derivata assieme alle sue derivate fino a quella di ordine massimo presente, meno 1. E quindi in questo caso x con 1. Sì, bravo. X con 1 uguale teta e x con 2 uguale, volevo scrivere un teta, ma ovviamente non l'ho scritto, teta punto ultimo passo. Scrivere le equazioni in termini di stato. Prima equazione, x1 punto uguale. Ma x1 punto è teta punto, il quale teta punto è x con 2. Quindi prima equazione è semplicemente x1 punto uguale x con 2. La seconda equazione dovrà essere x con 2 punto uguale, ma x con 2 punto è teta 2 punti, e allora teta 2 punti lo ricavo, l'equazione che abbiamo scritto in una qualche maniera deve entrarci in gioco, perché sennò ovviamente non avrebbe nessun senso. In questa equazione, vabbè, cancelliamo un L che è comune dappertutto, questo L qui e questo L qui e questo L quadro, e quindi x2 punto e teta 2 punti uguale ad 1 su m L che moltiplica F che è U meno mg, questo è un meno, beh, lo dico, poi lo scrivo, mg per il seno di teta, ma teta è x con 1, quindi mg per il seno di x con 1 meno, speriamo non mi accetta,
ci faccia una figura barbina, ma siccome le figure barbine non mi piacciono, va bene, ricomincerò a far lezione alla lavagna, va bene, ma comunque è abbastanza chiaro, diciamo, questa benedetta equazione, meno mg seno di x con 1. Le due equazioni, ci manca ancora una cosa, l'ultima, che cosa? La equazione di uscita o la trasformazione di uscita. A cosa possiamo essere interessati? Possiamo essere interessati, ad esempio, allo spostamento teta di t, va bene, per andare a verificare l'isocronia delle oscillazioni, ad esempio, va bene. E allora, se siamo interessati a teta, l'equazione di uscita sarà y uguale a teta, ovvero sia x con 1. Potremmo essere interessati a teta punto, alla velocità, quindi y uguale teta punto uguale x con 2, va bene, altra uscita. Quindi attenzione, l'uscita dipende molto dal nostro interesse, l'ingresso no, l'ingresso è la causa della dinamica del sistema, quindi non posso fare una scelta arbitraria degli ingressi, devo fare in maniera corretta, devo fare, e se non la faccio in maniera corretta non riuscirò ad arrivare a una scrittura di equazioni di questo tipo, in cui F1, F2, puntolini Fn dipendono solo dallo stato e non dalle sue derivate, e dall'ingresso U e non dalle sue derivate. Bene? È abbastanza ovvio, basta guardarlo, che questo sistema non è un sistema lineare. Bene. La prima equazione, x1 punto uguale x con 2, è sì un'equazione lineare, ma la seconda no. La F2, questa qui, non è una combinazione lineare dello stato e dell'ingresso, perché ci compare seno di x con 1, e quindi fa sì che questo, la seconda equazione, sia non lineare, e quindi tutto il sistema complessivamente è non lineare, anche se l'equazione di uscita, se abbiamo scelto teta, essa sì è un'equazione algebrica lineare, però basta che ci sia un elemento di non linearità e diremo che il sistema è non lineare. Ecco, facciamo un terzo esempio. Un terzo esempio, e forse fino a qui le equazioni le sapevate sicuramente scrivere. Su questo terzo esempio lo voglio fare perché probabilmente, se io chiedo genericamente a uno di voi, ma prima lo vediamolo e poi farò il commento sul perché faccio un esempio di questo tipo. Allora, prendiamo un sistema Biella-Manovella, come si suol dire. Va bene, quindi un sistema così costituito. Una cerniera qui, un'asta, supposta per semplicità, per non complicarci la vita nelle equazioni, senza massa, va bene, proprio estremamente sottile ma rigida, va bene, un'altra cerniera qui con una massa m concentrata, un'altra asta di lunghezza pari a quella precedente, quindi sempre L, ed un pattino che scorre su quest'asse, il tutto immerso in un campo di gravità, va bene, quindi c'è un campo di gravità G, e supponiamo che qui sia applicata una forza F. Vogliamo dare una descrizione di un sistema di questo tipo. Ecco, se io prendessi, vediamo un po', ma facciamolo, va bene così, se io chiedessi a uno di voi, scelto ovviamente a caso, venite alla lavagna, non qui, ma va bene, a scrivere le equazioni di un sistema di questo tipo, andreste in difficoltà o no? Punto interrogativo. Vediamo un po', chi andrebbe in difficoltà sulle mani? Pochi, insomma,
Ora le mani si alzano un pochino più timidamente. Va bene, diciamo, allora il problema è un problema di questo tipo qui, va bene? Dico, io non so scrivere le equazioni, e allora che si fa? Va bene? Ci si rivolge all'esperto, va bene? In questo caso l'esperto sono io, va bene? L'esperto sono io che cercherò però di illustrarvi in una qualche maniera come si possono, ci sono diversi modi di scrivere le equazioni di questo sistema. Diciamo uno dei modi più semplici è il seguente. Innanzitutto stabiliamo una certa grandezza, chiamiamola teta, che stabilisce la configurazione del sistema. In questo caso ne basta una, quell'angolo. Va bene? In casi più complicati ne servono due o più di due, va bene? Queste grandezze, senza darne una definizione, che definiscono la configurazione del sistema meccanico, in questo caso fissato teta. Questo è fissato, perché ovviamente il pattino è vincolato a scorrere lungo quell'asse, quindi si capisce bene che fissato quell'angolo è fissata la configurazione del sistema. Queste variabili che fissano la configurazione del sistema si chiamano, hanno un nome particolare, si chiamano variabili lagrangiane, si chiamano in questo caso una sola variabile lagrangiana, teta, e noi scriveremo le equazioni in termini di questa variabile lagrangiana. Se ce ne fossero più di una, dovrei scrivere un numero di equazioni differenziali pari al numero di variabili lagrangiane, ovvero sia di variabili che identificano, va bene, la configurazione del sistema. Prego. Sul pattino, va bene. Oh, è un esempio, ovviamente. Sulla massa M c'è la forza di gravità. Siamo d'accordo? Allora, una delle tecniche per scrivere le equazioni è affidarsi al ben noto e universale principio di conservazione dell'energia. Va bene? E dire quindi che la variazione totale dell'energia del sistema è uguale al lavoro effettuato dalle forze esterne. Va bene? Su questo principio non ci piove. E allora si tratta di scrivere l'energia totale, va bene, e l'energia totale, chiamiamola W, è uguale, è composta di due quantità, va bene, è composta dell'energia cinetica, va bene, del sistema, e dell'energia potenziale, visto che siamo immersi in un campo gravitazionale. Energia cinetica, un mezzo, è un 2 questo qui. M, questo non è un M. Per L quadro, e questo è un mezzo per il momento d'inerzia di M rispetto, diciamo, al punto di rotazione, che moltiplica il quadrato della velocità angolare. Teta punto al quadrato, e questa è l'energia cinetica del sistema. Abbiamo una massa solo, ed ecco perché per semplicità ho detto che le aste erano senza masse, senza massa, se no dovevo scrivere l'energia cinetica, va bene, delle asse mentre teta, va bene, si muove, più l'energia potenziale, va bene, che è M, e anche questo è un bel M. G che moltiplica ovviamente l'altezza, va bene, a cui è sistemata la massa m. Questa altezza non è altro che L per il seno di teta, mg L seno di teta. Se noi chiamiamo con zeta lo spostamento del pattino su cui è applicata la forza rispetto all'origine, va bene? Il lavoro esterno, ovviamente chiamiamolo L, quindi lavoro fatto dalla forza, è uguale, e lo scriviamo in maniera pulita e precisa. Se F fosse costante, sarebbe F moltiplicato Z,
ma nulla dice che f sia effettivamente una costante, quindi sarà un integrale tra 0 e z di f di xi, dove f è il valore quando il pattino è a distanza xi, in di xi, e questo sarà ovviamente il lavoro della forza. Ecco, e ora scriviamo l'uguaglianza delle variazioni, va bene, di queste grandezze. Siamo d'accordo? Sento qualche brusio. Quando si sentono i brusii vuol dire che la gente non è convinta, o quantomeno non ha seguito. C'è qualche problema? Possiamo proseguire. Scriveremo che ovviamente la variazione elementare di W di energia complessiva deve essere uguale a di L al lavoro elementare effettuato dalle forze esterne, una soltanto dalla forza F. Scriviamolo. dW è un mezzo, anzi, un, vabbè, scriviamolo, forza, così, un mezzo M L quadro, e devo derivare teta punto al quadrato, è la derivata rispetto a teta punto, 2 teta punto, per il differenziale di teta punto. Questa è la variazione di energia cinetica. Ho derivato rispetto a teta punto moltiplicato la variazione della velocità. Ok, è successo. Più la variazione di energia potenziale M G L, la derivata del seno è il coseno di teta, in di teta. Mi comincia a rompere le scatole questa storia, in effetti. No. Va a finire che la seconda ora la faccio alla lavagna. Deve essere uguale questa roba qui alla variazione del lavoro effettuato, quindi la derivata rispetto a z di questa quantità, che è f di z, perché la derivata rispetto all'estremo superiore di un integrale non è altro che all'integrando, va bene? Quindi uguale ad f di z, quindi f, va bene, per di z. Il quale di z, quindi scrivo il quale di z, quindi uguale, scriviamo ad f moltiplicato, ma z che cosa è uguale? Z è uguale a due volte L per il coseno di teta, va bene? E quindi uguale a f per di z, che è la derivata di due volte L per il coseno di z, ma la derivata del coseno è il seno, quindi meno seno, sen teta in di teta. Quindi cancello questo, uguale a questa roba qui. Siamo quasi arrivati in fondo, ma non ci siamo ancora arrivati, perché non ho ancora scritto equazioni differenziali in cui la variabile indipendente deve essere il tempo. Va bene, qui il tempo compare un di teta punto, compare un di teta, ma non compare un di t o qualcosa di questo tipo. Allora, con un volo pindarico, un matematico che fosse seduto laggiù in fondo di fronte al discorso che tra un secondo faccio, si metterebbe tranquillamente a ridere, però dietro il discorso che farò ora c'è tutta una serie di teoremi di analisi matematica che ovviamente non sto qui a ricordare.
dividiamo tutto per di teta, ecco questa è l'espressione, va bene, ottenendo m l quadro, 2 e 2 se ne vanno, teta punto di teta punto su di teta, derivata di teta punto rispetto a teta, più m g l cos teta, il di teta sparisce, più, portiamo tutto dalla una parte del segno di uguale, 2 l f sen teta uguale a 0. Ed ora ultimo passaggino, va bene, si tratta di esprimere, questo lo scrivo qui, ora ho già imparato che quando uno scrive in alto a destra la penna si mette a fare le bizze, ma si tratta di scrivere di teta punto su di teta, e sempre con un volo pindarico, va bene, che non verrebbe accettato così brutalmente da un matematico, ma è vero, possiamo scrivere che di teta punto su di teta è uguale a di teta punto su di t, che sarebbe per di t su di teta, ovvero sia per 1 fratto di teta su di t, e quindi per 1 su teta punto. E questo, ci sono un po' di teoremi di analisi matematica che coinvolgono, va bene, funzioni composte e derivate delle funzioni composte e cose di questo tipo, ovviamente su cui non c'entro. E allora, se uno sistema una cosa di questo tipo in questa equazione, al posto di teta punto su di teta uguale a questa roba qui, 1 su teta punto sparisce e ci rimane di teta punto su di t, che vuol dire, io ho gesso e cancellino, funziona male ma insomma, che vuol dire teta due punti, e il resto ovviamente rimane inalterato. Ecco, siamo arrivati a scrivere l'equazione di un sistema meccanico di questo tipo. Prego. Quale? ML, dunque aspetti un istante, intende questo uguale a questo? FZ per DZ, ah, l'ho scritto lì sotto, questo? Allora, guardi, cerco di parlare soltanto senza scrivere, vediamo un po', se no poi scrivo, diamine, ci mancherebbe altro. Allora, F di Z, la F funzione di Z, ma la F. Va bene, di z si tratta di esprimere di z. Allora, z, che è, guardi la figura, va bene, che è lo spostamento del pattino, è uguale a, da un punto di vista geometrico, due volte l coseno di teta. Cioè, me la... Ah, scrivere di w. Quindi è un mezzo ml quadro per 2 teta punto di teta punto, che non le torna? No, no, non capisco. Beh, venga, venga, così me lo indica. Uguale. Come mai è uguale a quello, lei dice? Allora, questo qui esprime, va bene. Siamo d'accordo che, vediamo in testa lassù in cima, W è l'energia totale del sistema, energia cinetica più energia potenziale. Quello scritto sotto L è il lavoro della forza esterna. Com'è? È un lavoro. Siamo d'accordo? Allora, è chiaro che la variazione dell'energia totale è uguale alla variazione, va bene, elementare del lavoro effettuato dalla forza. Quell'equazione esprime questa uguaglianza. Siamo d'accordo? Va bene, allora chiudiamo un istante con un secondo, poi facciamo qualche minuto di intervallo. Siamo arrivati alla seguente equazione, l'ultima.
Va bene? Ora non fatemelo scrivere, fatelo voi, ma siamo arrivati ora alla banalità. Va bene? Perché si tratta di scegliere A, l'ingresso, quale sarà l'ingresso? F, ovviamente, grandezza che non viene derivata. Va bene, ormai il gioco lo sappiamo, va bene? E poi invece l'altra grandezza, teta, è presente con la derivata seconda. E quindi due variabili di stato, quali? La grandezza che viene derivata fino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi x1 uguale a teta, x con 2 uguale a teta punto. Equazioni. X1 punto, che sarà uguale a teta punto, quindi x con 2. Quindi x1 punto uguale a x con 2. Seconda equazione, x2 punto, che sarà teta 2 punti. Quindi x2 punto, teta 2 punti dovrà essere ricavata. Ovviamente da questa equazione, teta 2 punti, quindi x2 punto uguale 1 su ml quadro che moltiplica meno mgl coseno di x1 meno 2lu per il seno di x con 1. Ovviamente, e quindi scrivetelo, va bene, ottenendo ovviamente un sistema che non è un sistema lineare. Qualche minuto di intervallo.